Abbiamo giocato contro un avversario che ha fatto il giro d'andata quasi sempre in testa, quindi sicuramente dei valori ce l'ha. Sono venuti qua comunque a fare, hanno fatto molto bene la fase difensiva. Primo tempo la Sandro ha creato delle palle gol importanti, è stata sempre comunque molto alta, nei 40-50 metri loro, esprimendo anche un buon calcio. Abbiamo probabilmente fatto anche un gol regolare con Regoli e forse c'era anche un rigore su Vezzi abbastanza netti, però il calcio è questo, a volte si sbaglia, a volte l'arbitro sbaglia, a volte fa bene, quindi sugli arbitri direi che non c'è niente da dire, anzi secondo me l'arbitro fa anche abbastanza bene nel complesso. Però ecco, detto che la Sandro ha fatto bene, il secondo tempo è un po' calata, però sicuramente i 90 minuti di Ponzacco su un campo peso come quello, insomma, facendo un secondo tempo importante di contenimento come quello, sicuramente un po' si sono sentiti. Però De Angelis è entrato, non era meglio, buono uguale, però insomma, ripeto, un punto importante contro una squadra che è stata quasi sempre in testa al campionato, quindi ci rende onore. Sempre più vicina alla salvezza. Sì, la salvezza si avvicina piano piano, la centreremo il prima possibile, poi faremo cose, poi continueremo a fare bene come abbiamo sempre fatto. Non è che ora forse è quasi il caso addirittura di puntare più sulla Coppa? No, noi puntiamo su tutto, anche se si giocasse al torneo dei Bollini qui in Piazzale, per noi conta sempre vincere, esprimere un calcio importante, soprattutto impegnarsi e dare il massimo delle nostre capacità, perché San Giovanni se lo merita. Domenica c'è Montecatini, insomma, un pochino agonisticamente una vendetta c'è da compiere. L'andata fu una partita, diciamo, particolarissima, diciamo così. Andremo là per cercare di far bene e portare via 3 punti. Abbiamo due squadre che si affrontavano, avevano timore dei loro attacchi, due squadre che giocano bene, che si chiudono bene, dunque non era facile. Io sono soddisfatto anche perché dopo prestazioni importanti dove non abbiamo raccolto niente, oggi con sacrificio abbiamo portato in fondo la partita. Con 4 assenze. Se vogliamo essere onesti sono 5, però io non abbiamo neanche, non siamo andati neanche sul mercato proprio per questo, no? I ragazzi che ho a disposizione possono sopperire alle eventuali assenze. 5 sono tante, anche perché insomma c'erano delle quote di mezzo. Quest'oggi un tempo per parte, possiamo dire, primo tempo, prima meglio la San Giovannese, secondo tempo meglio voi. Ma io direi che insomma, sono stati 2 tempi ben giocati, secondo tempo sicuramente calati per via sia del campo che del turno frasettimanale. Noi venivamo da una partita direi incredibile, dove il lato psicologico ci ha condizionato abbastanza. Io penso che la squadra ha fatto soprattutto la prima parte della partita, un'ottima gara. Abbiamo cercato di fare gioco, abbiamo cercato di mettere in difficoltà. È mancato solo il gol, secondo me. Secondo me è mancato il gol perché ci siamo arrivati parecchie volte lì. Ci serve, secondo me, dobbiamo crescere sotto questo aspetto qui, un po' di cinismo, un po' di cattiveria in più sotto porta. Ho avuto l'impressione però che negli ultimi minuti sia arrivata forse un po' meglio la Collegiana rispetto a voi. Avete sentito un po' la gara di Ponzacco su quel campo pesante? Non è che ci hanno creato chissà quale situazione, quale problematici. Ci sta che abbiamo un po' sentito la partita sulle gambe, però siamo stati sempre ordinati, siamo stati sempre sul campo, abbiamo sempre cercato di, in qualche modo, anche con meno lucidità, abbiamo cercato sicuramente di provare, di trovare una soluzione per sbloccare la partita. Però la squadra è sempre stata in campo, molto, ti ripeto, secondo me è calato un po' di stanchezza, però direi che ai ragazzi veramente oggi ha continuato a fare le cose che si chiedono. Senta, Mugelli, prime impressioni, l'impressione che fosse qualcosa di muscolare, no? No, ho accusato un po' di stanchezza ai flessori, gli è voluto un po' qualche rampo. Ci sta, succede, però non. Comunque, a parte Mugello, io penso che comunque la squadra vi ha fatto i complimenti per l'atteggiamento e per il modo in cui vengono affrontate le gare. Grazie, ringrazio tutta la tifoseria, anche il presidente per il pensiero. Per me è un orgoglio, un onore, insomma. Speriamo di continuare così. E no, non è stato un infortunio, mi ha preso dei crampi perché ho avuto 5 giorni di inattività, mi sono curato con le terapie, con le punture, mezz'ora ho fatto mercoledì e quindi oggi forse era normale, in un campo così pesante ho cercato di fare di tutto, del più riposo possibile, però alla fine mi ha preso negli ultimi 10 minuti un po' di crampi. È stata una partita bella, penso, da vedere, combattuta. Primo tempo forse meglio noi, secondo tempo forse un po' più allungati, però 9-11 forse 10 abbiamo giocato gli stessi mercoledì, quindi ci può stare in un campo come avete visto un bel pantano sia mercoledì che oggi, quindi è
È normale, va bene così, mi piaceva prendere 3 punti per andare lassù, però ora testa a Montecatini perché sicuramente c'è possibilità di far bene, abbiamo visto che ce la possiamo lottare con tutti.